Amici di Golf Television, ben ritrovati dal Golf Club Carimate. Sono a Buca 18, ho aperto il mio corpo, sono finito in bunker, sono a circa 110-115 metri dal green. Come faccio per giocare questo colpo? La prima cosa da fare è stabilire proprio la distanza che devo andare a sviluppare, devo andare a vedere l'altezza della sponda del bunker, dopo te prendo un bastone che mi consente di passare la sponda del bunker. Personalmente preferisco andare ad affondare i piedi, perché andando ad affondare i piedi riesco a trovare equilibrio, a me piace sentirmi ancorato al terreno, avere solidità, stabilità. E in più devo riuscire a giocare un colpo dove non vado a scaricare le mani, perché se scarico le mani con il rischio di colpire la sabbia. Dovendo fare 115-120 metri, io devo colpire la palla pulita. Quindi, anziché giocare un pitch, gioco un ferro 9. Impugno un bastone leggermente più corto, trovo la mia stabilità. Comunque faccio delle prove. Ricordatevi che quando noi siamo in bunker possiamo fare delle prove, ma non possiamo toccare la sabbia. Quindi io posso tranquillamente cercare di sentire che ho stabilità, che ho equilibrio. A questo punto io posso andare a giocare. Ho fatto un gran colpo, ho messo la palla in green. Ricordatevi, regola di etichetta, sistemare il bunker. Prendo il mio rastrello e vado a livellare la sabbia. I giocatori che arrivano dietro di me devono ritrovare l'ostacolo, il bunker, nella stessa condizione iniziale. Vi aspetto alla prossima puntata.